Ciao a tutti, io sono l'autore di un aspirapolvere della copertina verde che si chiama Quello che brucia non ritorna. L'anno scorso ero qui con un giallo abbastanza classico, quest'anno sono invece con un romanzo che non è proprio un romanzo di genere, è più un romanzo arrabbiato, prima anche si parlava di genere, si parlava di rabbia. E nel mio romanzo di rabbia ce n'è tanta. Il sottotitolo dice romanzo hardcore, ma tranquilli, non è un romanzo porno, anche se i quelli lo mettono nell'erotica e vende un pochino di più per fortuna. Hardcore perché è la musica hardcore punk, è un romanzo basato in questa zona, proprio nel ticinese, ambientato nel mondo dei centri sociali che oggi non ci sono più, e la rabbia è quella mia e quella di chi ha vissuto negli anni 90 un'esplosione di controculture che oggi in questa Milano molto apatica si vede molto poco. E è uscito per Agenzia X e parla di una storia vera, nel senso che tutto quello che leggerete in quel romanzo non vi farà divertire, vi farà molta rabbia, molto dolore, molto cupo, e in questo probabilmente si può definire un noir, anche se non c'è un investigatore, anche se non ci sono dei grandi misteri, c'è comunque una sorta di indagine, che è un'indagine principalmente personale di un protagonista che fugge dall'Italia schifato e ne torna ancora più schifato per scoprire cosa è successo ai suoi ideali. Quello che brucia non ritorna sono proprio gli ideali che una volta bruciati